Buongiorno a tutti, sono Jacopo Vascucci, frequento il liceo scientifico Vittorio Veneto qui a Milano e quest'anno insieme a tanti altri ragazzi italiani ho preso parte al progetto Asimov. Per chi di voi fosse nuovo su questo canale, ci capitasse per caso, fosse all'oscuro del progetto, ve lo illustro molto brevemente. Il progetto Asimov, dal nome di un grande scrittore nonché divulgatore scientifico, si ripropone di affidare la lettura di alcuni testi per l'appunto di divulgazione scientifica a giovani liceali per far scrivere loro delle recensioni. A partire da queste recensioni verrà decretato un libro vincitore. Quest'anno, ve lo svelo questo indizio, è piuttosto facile intuire su quale libro sia ricaduta la mia scelta. Infatti alle mie spalle potete osservare l'unica ed indiscussa protagonista di La natura geniale, libro di Barbara Mazzolai, ricercatrice, biologa e ingegnere robotico italiano, la quale si è riproposta in questa sua opera di sviluppare, sviscerare il nesso che sussiste tra lo studio della biologia, quindi della vita sulla Terra, con un occhio di riguardo per la vita vegetale, spesso ahimè screditata dai più, e la tecnologia, in particolar modo la robotica, quindi illustrando questo nesso nei più svariati esempi si conclude con l'argomento cardine, ossia lo sviluppo da parte del team della ricercatrice di un plantoide, parola che sono sicuro non abbiate mai sentito prima d'ora. Solo per questo spero di aver suscitato la vostra curiosità e spero che poi riuscirete a mettere mani su questo libro, perché davvero ne vale la pena. Tornando al progetto, mi congratulo per il catalogo di libri proposti, perché nessuno si è rivelato essere particolarmente ostico, anzi hanno puntato allo stimolo della curiosità dei ragazzi senza demoralizzarli per una mancanza di conoscenze pregresse e per essere testi ipertecnici. Al contrario, sono convinto, anche grazie al dialogo con dei compagni, che molti ragazzi abbiano magari cambiato o rafforzato le proprie convinzioni e, ispirati dai temi ritrovati in questi testi, abbiano magari deciso di cambiare e orientarsi meglio per la scelta universitaria. Per finire, sono davvero contento che il progetto si sia preso la responsabilità di sfatare questo falso mito, alimentato forse dai film o da leggende metropolitane, che vede lo scienziato, l'ingegnere, il biologo, il matematico come un topo da laboratorio, come un uomo che rimane chiuso in questo laboratorio dove esegue analisi ed effettua calcoli. In realtà non è niente di più sbagliato. Infatti bisogna sempre ricordarsi che lo scienziato prima di tutto è membro di un gruppo, il quale fa sempre parte di una comunità, la quale a sua volta si alimenta con la comunicazione. Quale miglior mezzo di comunicazione, soprattutto in questa fase di, concedetemi l'espressione, televita della scrittura? La scrittura che permette di condividere le proprie idee, che però a sua volta richiede anche una certa capacità di analisi, di pensiero, una padronanza del lessico, e soprattutto per essere una buona scrittura richiede anche tanta lettura. Lettura non solo di testi scientifici, ma di ogni tipo di testo letterario, dal latino alle lingue, alla storia, all'arte, quindi conoscenze enciclopediche. E lo stesso ragionamento si potrebbe fare per la lingua, cioè una padronanza del lessico e una certa eloquenza che deve possedere l'uomo di scienza nel momento in cui discute in seminari, in convegni. Tutto questo giro di parole per dire cosa? Per dire che il progetto, prima di credere in uomini e donne di scienza, crede in ragazzi appassionati alla cultura a 360 gradi e che la abbracciano totalmente.